Grazie di questo invito e complimenti anche per il programma messo in campo e grazie ovviamente alle scuole che hanno aderito. E io credo che questo sia anche, ho visto il programma che dà uno spaccato, secondo me molto interessante, di tutte le attività che l'istituto fa e che mette a disposizione, ovviamente in questo caso, degli istituti superiori e di voi ragazzi per dare senso a questo provvedimento di alternanza scuola-lavoro che può essere importante per voi se fatto in maniera seria con interlocutori seri e meno importante se invece viene inteso come semplicemente un adempimento diciamo acritico di quella che è l'applicazione di una norma. Vi devo dire un paio di cose molto veloci, cioè l'istituto lo conoscete, credo che vi sarà stato spiegato, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, qualcosa vi verrà detto probabilmente conoscerete in maniera più approfondita le attività che vengono fatte. Noi siamo in una fase abbastanza interessante perché l'istituto, oltre ad avere la sua funzione specifica, viene ad avere, perché così è il mandato della legge, un compito di coordinamento delle agenzie ambientali regionali. Questo significa che si sta costruendo, ve lo dico perché nel futuro potreste avere a che fare, io mi auguro anche professionalmente, con questo sistema, si sta costruendo un sistema di protezione ambientale in questo paese che abbia tutta una serie di rapporti e quindi quando voi sentirete parlare di ARPA, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente nel Lazio, ad esempio, visto che siete fondamentalmente quasi tutti di Roma, a parte l'ARPA, ci cioè sono due slot che partono in Regione Sicilia, che saranno anche lì molto interessanti, la Regione Siciliana, chiedo scusa, che saranno interessanti, e che in questo caso riguarderanno, il riferimento va all'ARPA Sicilia, insomma, mi auguro che troverete questo sistema strutturato, che è un sistema che a tutto tondo si occupa d'ambiente, sia per l'attività di protezione ambientale, ma che svolgerà un ruolo importante anche nel quadro di sviluppo economico di un paese come l'Italia, che vuole orientarsi nel suo futuro su un'economia di qualità. Un'economia di qualità ha bisogno di avere degli istituti scientifici di ricerca ed ha bisogno di avere delle agenzie che controllano l'ambiente, che controllano le autorizzazioni di un certo livello, perché se no il rischio è che in un libero mercato ci siano delle competizioni scorrette tra chi non rispetta le regole e chi le rispetta. Quindi tra i tanti compiti che ha questo istituto scientifico, in futuro avrà anche quello di coordinare quelle attività che già fa in parte e che in parte fanno le agenzie regionali di controllo ambientale e di vigilanza sull'ambiente. Quindi sono tutte insomma attività, io credo, in grande espansione e che di cui voi riciverete poi, credo, in questo percorso sicuramente delle informazioni più specifiche, dettagliate, e io penso che dopo questo numero di ore conoscerete un po' più a fondo tutta una serie di attività che vengono svolte e che possono consentire potenzialmente nel futuro eventualmente un posto di lavoro, quindi che qualcuno di voi, io mi auguro la maggior parte possibile, possa poi in futuro lavorare in un settore come questo, che è un settore assolutamente in espansione, che sarà sempre più determinante, ripeto, non solo perché di ambienti ne abbiamo uno solo e ce lo dobbiamo preservare, soprattutto oggi dove la popolazione aumenta e dove le risorse vengono sfruttate sempre di più, ma anche rispetto perché tutte le attività economiche che si svolgeranno nel futuro, pensate al tema delle energie rinnovabili piuttosto che insomma, a tutta un'altra serie di produzioni, il tema ambientale sarà un tema assolutamente fondamentale e trasversale. Quindi io credo molto insomma, in questi percorsi, soprattutto se vengono riempiti di contenuti e da questo lavoro si mettono dei semi, diciamo, poi per
per fare in modo che la pianta, le piante crescano bene. Ecco, credo ci siano tutte le condizioni, quindi io vi auguro intanto un buon lavoro, un buon proseguimento. Avete iniziato ieri, già ho visto al volo su YouTube, ho visto che è stato postato un po' delle relazioni che sono state fatte di grandissimo interesse. Tra l'altro all'interno dell'istituto ci sono dei professionisti molto stimati dal punto di vista della ricerca, che si possono collocare su ambiti assolutamente a livello internazionale. Oggi ci sarà, si continua in questa attività, e poi dopo credo che ci saranno successivamente anche delle verifiche, no? Andranno fatte, c'è un tutoraggio che viene fatto nei confronti degli studenti, insomma cose che sapete meglio voi di me ovviamente, e che spero diano, diciamo, quei prodotti necessari che vi possono interessare nel proseguo poi dei vostri studi superiori e nelle scuole superiori, che saranno altrettanto fondamentali. Oggi l'offerta sui temi ambientali anche a livello universitario è molto più ampia rispetto a qualche anno fa, e quindi insomma tutte le notizie che voi ricaverete io credo vi aiuteranno anche poi a indirizzarvi nelle scelte che farete alla fine dei vostri studi. E quindi io nell'augurarvi di nuovo un buon lavoro, credo che ci sia un cambio di programma, dico bene, interviene subito Sabrina Rata Farris, quindi mi fermo ad ascoltare anche questo, poi io mi scuso, vi dovrò abbandonare perché essendo appena arrivato ho necessità di confrontarmi con il numerosissimo personale che c'è all'interno dell'istituto, e quindi avevo in programma già tutta un'altra serie di incontri, però vi auguro davvero un buon lavoro, e poi credo che alla fine del percorso, magari se ci sarà un momento ricognitivo previsto, mi ritroverete magari in quell'occasione. Grazie davvero e buon lavoro, e adesso do la parola quindi alla dottoressa. No, è lei Sabrina. Chiedo scusa, ecco, c'è stato un ho capito. Alla dottoressa Sabrina Rata Farris, che spiegherà appunto come organizzare e gestire eventi istituzionali in ambito ambientale, ideare e realizzare singoli eventi per la ricerca ambientale, che anche questo non vi sfugge, è un mestiere. Quindi insomma, prego. Grazie. No, io mi metto là.